Gli alleati, che ora dispongono di basi aeree nel Nord Africa, intensificano i bombardamenti aerei sui centri abitati e sui porti italiani. Vediamo gli esiti di un bombardamento su Genova. Il generale Eisenhower, al comando delle forze nel Mediterraneo, predispone uno sbarco in Sicilia. Il 3 luglio 1943 la flotta da sbarco prende il mare alla volta delle coste sicule. La reazione dell'aviazione italo-tedesca è immediata, ma il divario fra le forze in campo è grande e ben presto i piloti alleati hanno il sopravvento. Grosse formazioni aeree sorvolano il cielo della Sicilia e lanciano compagnie di paracadutisti nell'entroterra. L'operazione impostata per impadronirsi degli aeroporti viene contrastata dalle forze di terra italo-tedesche e neutralizzata in breve tempo. Ben diverso è il risultato dell'operazione anfibia effettuata dagli alleati con 2.775 navi da trasporto, 289 navi da guerra, 4.000 aerei e 160.000 uomini. Dopo un intenso bombardamento aeronavale, le truppe da sbarco prendono terra il 3 luglio 1943. Le teste di sbarco sono due, una americana tra Licata e Pozzallo e l'altra britannica tra Capopassero e Siracusa. Mentre in alcune località la reazione della difesa italo-tedesca è intensa e accanita, nel settore di sbarco inglese le forze della difesa costiera di Siracusa ed Augusta arretrano ed in parte si arrendono. Da Gela e Licata, gli americani si espandono verso Palermo. Dopo il bombardamento di Roma del 19 luglio, Pio XII si reca tra la popolazione dei quartieri colpiti. Il 25 luglio, in seguito ad una contrastata seduta del Gran Consiglio, Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini ed affida al maresciallo Badoglio la costituzione di un nuovo governo. Gli alleati intensificano i bombardamenti, mentre Badoglio ha già iniziato trattative segrete per la resa. Le più grandi città vengono colpite. La popolazione è disorientata e stanca della guerra. L'8 settembre la radio annuncia la conclusione dell'armistizio. Per un attimo sembra che l'incubo sia terminato. Sarà invece l'inizio del più tragico periodo vissuto dagli italiani. Le disposizioni degli alti comandi italiani sono confuse ed imprecise. Il re e il governo Badoglio si trasferiscono a Brindisi, lasciando la capitale in una situazione caotica, con l'ordine di contrastare eventuali attacchi tedeschi. Roma, abbandonata a se stessa, viene difesa con azioni non coordinate. L'esercito italiano si sfascia, ognuno tenta di ritornare alla propria casa. I reparti che resistono ai tedeschi sono disarmati e deportati. Le truppe dislocate in terra straniera, dall'Atlantico al Mar Nero, all'Egeo, non ricevendo precise disposizioni da Roma, prendono vari orientamenti a favore o contro i tedeschi. In Grecia, la Pinerolo e i lancieri Aosta del generale Infante e del colonnello Giuseppe Berti, dopo uno scontro con i tedeschi, resistono sui monti della Tessaglia. A Bordeaux, la base dei sommergibili italiani aderisce alla Repubblica Sociale Italiana. A Cefalonia, la divisione Acqui, che non intende costituirsi ai tedeschi, viene trucidata. Cadono 400 ufficiali e 8.000 soldati. L'8 settembre, contemporaneamente all'annuncio dell'avvenuto armistizio, gli angloamericani danno inizio, con lo sbarco a Salerno, all'operazione Valanga, che secondo i loro piani dovrebbe portare alla rapida occupazione di tutta l'Italia. Hitler, già dopo il 25 luglio, con una reazione immediata e tempestiva, aveva inviato ingenti forze in Italia. Al comando di Kesselring, i tedeschi si oppongono agli alleati, ritardando la loro avanzata. Il 12 settembre un plotone di paracadutisti germanici libera Mussolini tenuto prigioniero sul Gran Sasso. Il duce si incontrerà con Hitler in Germania e successivamente costituirà la Repubblica Sociale Italiana. Superato il cerchio di resistenza intorno a Salerno, gli alleati puntano su Napoli, che per 4 giorni vive l'insurrezione popolare contro i tedeschi. Il piano Valanga viene frenato da un baluardo inatteso, il cui perno è Cassino.
Gli alleati predispongono uno sbarco ad Anzio per accelerare l'avanzata verso Roma. Al preventivo cannoneggiamento delle forze navali alleate risponde un intenso fuoco di artiglieria a lunga gittata montata su vagoni ferroviari. A seguito di azioni contrastate, la testa di ponte si stabilizza. Affluiscono nuove forze, mentre intorno a Cassino infuria la battaglia che coinvolgerà la storica abbazia. Le truppe italiane si schierano su entrambi i fronti a fianco delle forze avversarie. Da una parte i soldati delle truppe di Badoglio, dall'altra i soldati della Repubblica Sociale Italiana. L'Italia è divisa in due territorialmente e ideologicamente. Nella zona di occupazione tedesca si sono costituiti da tempo i gruppi della resistenza partigiana. È in atto una guerra fratricida. Il 22 aprile 1944, nei pressi di Salisburgo, ha luogo un incontro tra Hitler e Mussolini. Caduto il fronte di Cassino, i tedeschi ripiegano dirigendosi a nord, mentre gli alleati avanzano verso Roma, dove entrano il 4 giugno. Ancora una volta sembra che in Italia sia in atto la disfatta tedesca e che tutto il territorio nazionale stia per passare nelle mani degli alleati al comando del generale Clark. Kesselring ha però ancora un altro baluardo naturale sul quale attestarsi, la ben nota linea gotica. Nell'agosto del 1944 Churchill visita le truppe alleate in Italia. Mentre si sferra l'attacco alla linea gotica, si verificano scontri tra le truppe della Repubblica Sociale Italiana e le formazioni partigiane. I tedeschi attuano rastrellamenti ed esecuzioni di rappresaglia. Gli alleati si incuneano sempre più nelle vallate dell'Appennino e lungo il litorale adriatico con la collaborazione dei gruppi di combattimento italiani subentrati al Corpo di Liberazione. Raggiungono Rimini, Forlì e Cesena. Gruppi di partigiani cooperano con gli alleati. La stasi invernale vede il fronte fermo sull'Appennino. La grande offensiva alleata ha inizio nella primavera del 1945. Le ultime linee di resistenza tedesche vengono sfondate. Gli alleati raggiungono Bologna e avanzano nella pianura padana verso il Po. Nei diversi centri del nord, le formazioni partigiane hanno il sopravvento sui tedeschi e sui reparti fascisti prima dell'arrivo delle truppe alleate e fanno il loro ingresso nelle città acclamate dalla popolazione. Il comandante delle SS, generale Wolf, firma la resa. Mussolini ed alcuni membri del governo vengono catturati e fucilati da formazioni partigiane. La folla si accalca in piazzale Loreto, a Milano. La guerra in Italia è finita, ma il cammino che il popolo italiano deve percorrere è ancora lungo e difficile. Nell'inverno 1943 il maresciallo Rommel viene chiamato al comando del Vallo Atlantico costruito dai tedeschi lungo la costa dall'Olanda fino alla frontiera spagnola. Le poderose opere di fortificazione dovrebbero neutralizzare qualsiasi tentativo di sbarco nemico. Gli alleati hanno ammassato in Gran Bretagna un'enorme quantità di uomini e di mezzi. Il generale Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate, impartisce l'ordine dell'attacco il 5 giugno 1944. Dato l'allarme, i tedeschi si accingono alla difesa. Nessuno però crede alla possibilità di uno sbarco su un tratto di costa così poderosamente fortificato. Non
Non appena vengono segnalate le formazioni in rotta sulla Manica, le artiglierie costiere aprono un intenso fuoco, al quale le navi da guerra alleate rispondono. Tannica tra Capopassero e Siracusa. Mentre in alcune località la reazione della difesa italo-tedesca è intensa e accanita, nel settore di sbarco inglese le forze della difesa costiera di Siracusa ed Augusta arretrano ed in parte si arrendono. Da Gela e Licata gli americani si espandono verso Palermo. Dopo il bombardamento di Roma del 19 luglio, Pio XII si reca tra la popolazione dei quartieri colpiti. Il 25 luglio, in seguito ad una contrastata seduta del Gran Consiglio, Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini ed affida al maresciallo Badoglio la costituzione di un nuovo governo. Gli alleati intensificano i bombardamenti, mentre Badoglio ha già iniziato trattative segrete per la resa. Le più grandi città vengono colpite. La popolazione è disorientata e stanca della guerra. L'8 settembre la radio annuncia la conclusione dell'armistizio. Per un attimo sembra che l'incubo sia terminato. Sarà invece l'inizio del più tragico periodo vissuto dagli italiani. Le disposizioni degli alti comandi italiani sono confuse ed imprecise. Il re e il governo Badoglio si trasferiscono a Brindisi, lasciando la capitale in una situazione caotica, con l'ordine di contrastare eventuali attacchi tedeschi. Roma, abbandonata a se stessa, viene difesa con azioni non coordinate. L'esercito italiano si sfascia, ognuno tenta di ritornare alla propria casa. I reparti che resistono ai tedeschi sono disarmati e deportati. Le truppe dislocate in terra straniera, dall'Atlantico al Mar Nero, all'Egeo, non ricevendo precise disposizioni da Roma, prendono vari orientamenti a favore o contro i tedeschi. In Grecia, la Pinerolo e i lancieri Aosta del generale Infante e del colonnello Giuseppe Berti, dopo uno scontro con i tedeschi, resistono sui monti della Tessaglia. A Bordeaux, la base dei sommergibili italiani aderisce alla Repubblica Sociale Italiana. A Cefalonia, la divisione Acqui, che non intende costituirsi ai tedeschi, viene trucidata. Cadono 400 ufficiali e 8.000 soldati. L'8 settembre, contemporaneamente all'annuncio dell'avvenuto armistizio, gli angloamericani danno inizio, con lo sbarco a Salerno, all'operazione Valanga, che secondo i loro piani dovrebbe portare alla rapida occupazione di tutta l'Italia. Hitler, già dopo il 25 luglio, con una reazione immediata e tempestiva, aveva inviato ingenti forze in Italia. Al comando di Kesselring, i tedeschi si oppongono agli alleati, ritardando la loro avanzata. Il 12 settembre, un plotone di paracadutisti germanici libera Mussolini tenuto prigioniero sul Gran Sasso. Il duce si incontrerà con Hitler in Germania e successivamente costituirà la Repubblica Sociale Italiana. Superato il cerchio di resistenza intorno a Salerno, gli alleati puntano su te. Nella zona di occupazione tedesca si sono costituiti da tempo i gruppi della resistenza partigiana. È in atto una guerra fratricida. Il 22 aprile 1944, nei pressi di Salisburgo, ha luogo un incontro tra Hitler e Mussolini. Caduto il fronte di Cassino, i tedeschi ripiegano dirigendosi a nord, mentre gli alleati avanzano verso Roma, dove entrano il 4 giugno. Ancora una volta sembra che in Italia sia in atto la disfatta tedesca e che tutto il territorio nazionale stia per passare nelle mani degli alleati al comando del generale Clark. Kesselring ha però ancora un altro baluardo naturale sul quale attestarsi, la ben nota linea gotica. Nell'agosto del 1944, Churchill visita le truppe alleate in Italia. Mentre si sferra l'attacco alla linea gotica, si verificano scontri tra le truppe della Repubblica Sociale Italiana e le formazioni partigiane. I tedeschi attuano rastrellamenti ed esecuzioni di rappresaglia. Gli alleati si incuneano sempre più nelle vallate dell'Appennino e lungo il litorale adriatico con la collaborazione dei gruppi di combattimento italiani subentrati al Corpo di Liberazione. Raggiungono Rimini, Forlì e Cesena. Gruppi di partigiani cooperano con gli alleati. La stasi invernale vede il fronte fermo sull'Appennino.
La grande offensiva alleata ha inizio nella primavera del 1945. Le ultime linee di resistenza tedesche vengono sfondate. Gli alleati raggiungono Bologna e avanzano nella pianura padana verso il Po. Nei diversi centri del nord, le formazioni partigiane hanno il sopravvento sui tedeschi e sui reparti fascisti prima dell'arrivo delle truppe alleate e fanno il loro ingresso nelle città acclamate dalla popolazione. Il comandante delle SS, generale Wolf, firma la resa. Mussolini ed alcuni membri del governo vengono catturati e fucilati da formazioni partigiane. La folla si accalca in piazzale Loreto, a Milano. La guerra in Italia è finita, ma il cammino che il popolo italiano deve percorrere è ancora lungo e difficile. Prigioniero sul Gran Sasso. Il Duce si incontrerà con Hitler in Germania e successivamente costituirà la Repubblica Sociale Italiana. Superato il cerchio di resistenza intorno a Salerno, gli alleati puntano su Napoli, che per 4 giorni vive l'insurrezione popolare contro i tedeschi. Il piano Valanga viene frenato da un baluardo inatteso, il cui perno è Cassino. Gli alleati predispongono uno sbarco ad Anzio per accelerare l'avanzata verso Roma. Al preventivo cannoneggiamento delle forze navali alleate risponde un intenso fuoco di artiglieria a lunga gittata montata su vagoni ferroviari. A seguito di azioni contrastate, la testa di ponte si stabilizza. Affluiscono nuove forze, mentre intorno a Cassino infuria la battaglia che coinvolgerà la storica abbazia. Le truppe italiane si schierano su entrambi i fronti a fianco delle forze avversarie. Da una parte i soldati delle truppe di Badoglio, dall'altra i soldati della Repubblica Sociale Italiana. L'Italia è divisa in due territorialmente e ideologicamente. Nella zona di occupazione tedesca si sono costituiti da tempo i gruppi della resistenza partigiana. È in atto una guerra fratricida. Il 22 aprile 1944, nei pressi di Salisburgo, ha luogo un incontro tra Hitler e Mussolini. Caduto il fronte di Cassino, i tedeschi ripiegano dirigendosi a nord, mentre gli alleati avanzano verso Roma, dove entrano il 4 giugno. Ancora una volta sembra che in Italia sia in atto la disfatta tedesca e che tutto il territorio nazionale stia per passare nelle mani degli alleati al comando del generale Clark. Kesselring ha però ancora un altro baluardo naturale sul quale attestarsi, la ben nota linea gotica. Nell'agosto del 1944 Churchill visita le truppe alleate in Italia. Mentre si sferra l'attacco alla linea gotica, si verificano scontri tra le truppe della Repubblica Sociale Italiana e le formazioni partigiane. I tedeschi attuano rastrellamenti ed esecuzioni di rappresaglia. Gli alleati si incuneano sempre più nelle vallate dell'Appennino e lungo il litorale adriatico con la collaborazione dei gruppi di combattimento italiani subentrati al Corpo di Liberazione. Raggiungono Rimini, Forlì e Cesena.